Amici miei, Sono veramente euforico. ecco, vi ricordate il trailer del film di Sonic che è uscito? Non mi ricordo, ma comunque dovrebbe essere 6 mesi fa, ve lo ricordate, quel modello di merda che veramente non piaceva a nessuno? È stato rifatto da capo, infatti è uscito una settimana fa, esattamente una settimana fa. Io infatti in questo video non farò la first reaction, visto che l'ho già visto 700.000 volte quel trailer. Ma vi dirò praticamente le mie teorie su come potrebbe essere la trama del film e soprattutto come potrebbero essere le, spero, nuove ambientazioni del film. Io, come ho già detto prima, l'ho visto 700.000 volte, io dirò le mie teorie e le mie impressioni, mentre ovviamente noi guarderemo il trailer del film. E mi aspetto in un capolavoro il film, ma vabbè. Comunque andiamo a riguardare il trailer. Allora, amici miei, io ho qui il trailer davanti a me a portata di mano. Io sto però alle parti dove sarà opportuno spiegare effettivamente cosa potrebbe succedere nel film originale e soprattutto le mie teorie al riguardo, ok? Boni, andiamo. Mi chiamo Sonic, una piccola palla blu di super energia in un pacchetto molto fascinante. Ecco, questo qui è il momento giusto per stoppare il tutto. E come voi vedete è molto molto migliorato. Vabbè, si capiva già che loro l'avrebbero migliorato grazie al cazzo, se no loro non avrebbero rimandato il tutto. È molto migliorato, infatti noi ci troviamo praticamente nel mondo di Sonic, nel suo mondo natale. E questa qui è Green Hill, guardate quanto è bella, vabbè. Non so. E per salvare il mio pianeta sono Guardate, è costretto a essere un importante. astronauta. Dove sono? Chi anno è? Dirac è presidente? Vabbè, questa qui bella, bellissima anche questa cosa qui che ha fatto ripercorrere praticamente tutto il passato. E vedete anche come hanno effettivamente modificato quel meme lì del praticamente Sonic che si era spaventato, faceva vedere i denti, cioè era una cosa indecente, cioè veramente indecente. Vabbè, andiamo avanti. Nel mio garage. L'esercito sta venendo a prendermi. Buongiorno, mio amico rurale. Ti concedo Robotnik 5 secondi o per dirmi Eggman, chi sei. vabbè. Fermo, non fargli male. Spaziale. Ora un Guarda, Pictures presenta. ma non è possibile. Oh mio Dio, fermati all'istante. La palla di elastici più grande del mondo. Dobbiamo vederla. No, questo non è un piacevole viaggio di famiglia. Ah, hai ragione, era deludente. Il negozio era fico, però. Ci nascondiamo. Vabbè, comunque, vabbè, io in realtà volevo stoppare un po' prima, però è apparso l'anno prossimo, quindi si capisce già che uscirà a gennaio 2020, cioè, guardate quanto. Oh, comunque, vabbè, a livello tecnico, il film in sé è effettivamente migliorato, ma noi stiamo parlando praticamente di un film, cioè del trailer di un film, e quindi non è che già al trailer possiamo dire: oh, è migliorato tantissimo, quindi è il film dell'anno 2020. Non abbiamo alcuna conferma, però comunque sono rimasti i doppiatori storici di Jim Carrey, che è praticamente l'attore che interpreta Eggman nel film o Robotnik, e Renato Novara per Sonic. Ottima scelta, andiamo avanti. Ora che cosa facciamo? Wow! Ti faccio vedere come si fa. Vogliamo andarcene? Sì, è ora. Un nuovo Pensi di mondo. poter fuggire senza Aspettate, che sto pericolo? per Ma quanto stoppare. carino! La macchina è assicurata, vero? Stai per morire. morire. Ecco È il le massimo invenzioni di livello. Eggman. Quindi qui Prova a incazzarti. ripercorreranno praticamente le sue invenzioni. Arriva il boom! Perché non sei morto? Non ne ho idea! Perché butti via la tua vita per questo stupido... Vabbè, comunque la scena è nato e praticamente voi avete visto che Sonic stava fuggendo da Eggman o Robotnik, dove c'era praticamente tutta quella zona di sabbia, faceva parte di uno stage presente in molti altri giochi di Sonic, quindi spero che verranno messi all'interno easter egg, visto che da quel che ho capito questo qui dovrebbe essere una storyline tra la fine della saga classica e prima di Sonic Adventure 1, quindi che ne so, dagli easter egg a praticamente stage dopo la storia, ma non abbiamo alcuna conferma. Vabbè, dopo la storia, quindi ripercorrerà credo anche gli stage della sabbia di molti altri giochi. Con l'alieno.
Anche se dopo noi vedremo un'altra zona presente in altri giochi. O meglio, in un solo gioco. No, aspettate, c'è. Ah no, aspettate, aspettate. Ecco, avete visto. Avete visto? Non so se si è visto prima, aspettate, che metto un attimino indietro, sennò secondo me non si è capito molto. Ecco, in questa scena qui, come voi avete sicuramente notato qui, da questa schermata è presente la grande muraglia presente in Sonic Unleashed del livello ambientato in Cina. Adesso spero di non dire una minchiata, però secondo me questo gioco è in realtà... Ah no, aspettate, prima di tutto... È la presenza della grande muraglia presente in Sonic Unleashed forse ha fatto riflettere un pochettino molti perché c'erano in giro pettegolezzi riguardo una teoria riguardo la grande muraglia presente in questo film che poi c'era anche in Sonic Unleashed che probabilmente Sonic Team e Paramount si sono praticamente confusi, si sono sbagliati quando hanno detto che lo stile di Sonic, cioè il design di Sonic in questo film sarebbe stato in stile Unleashed, ma forse intendevano che il film sarebbe stato non il Sonic in sé, ma proprio il film sarebbe stato in stile Unleashed. Vorrei non dire una minchiata, ma comunque ci sono i commenti. Fatemi sapere secondo voi cosa servirà appunto la grande muraglia presente sia in questo film e anche in Unleashed, secondo me per una cosa riguardo, che ne so, gli smeraldi del caos da prendere, non lo so. Questo è il mio potere, è la Il mia turbo è forma vietata bellissimo. comunque. E lo utilizzo per proteggere i miei amici. Questa non ti l'aspettavi, eh? Bla bla bla. Ecco, voi avete visto, voi avete... Vabbè, a parte questa espressione di merda che c'ha. Avete visto, quello lì era il Big Ring. Quello che usava praticamente Sonic nei titoli classici per praticamente saltare da una zona all'altra. E qui l'ha fatto anche per la Grande Muraglia. Per arrivare alla zona del deserto, quindi secondo me questo qui ripercorrerà un po' la Sonic Adventure 1 e Sonic Unleashed. E ripeto ancora, sono solo teorie, dico secondo me, in realtà secondo me riprenderà un pochettino lo stile delle zone di Unleashed, non la storia. Abbiamo già capito effettivamente che questo qui sarà una storia simile agli Adventure, ovvero quando, o anche Sonic X, ovvero quando Sonic è precipitato per la prima volta sul nostro pianeta, vabbè, noi sappiamo tutti com'è andata la storia, andiamo avanti. Vuoi il secondo round a tu per tu con il blu? Vabbè, qui c'è la parte finale, Sonic il film. Ho Allora, tu saresti il migliore amico di Tom di cui non smette di parlare. fatto scompensare Questo le che cosa schifosa! risate. Vabbè, inizio 2020. Vabbè, spaziogame.it lo potete trovare in descrizione.